più per volerci bene. Attualità e cultura in un programma di Nazareno Tiberi. Allora, siamo qui pronti per questa seconda parte del nostro appuntamento di oggi e tra poco avremo in linea il professor Giorgio Nicolini. Ci siamo allora e siamo pronti anche per questa nostra chiacchierata che, come sempre, ci porta verso Loreto, no? Certamente, quest'anno, come sappiamo, dato che si celebra il giubileo lauretano, cioè il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto a patrona degli aviatori, stiamo dedicando queste nostre conversazioni, queste trasmissioni a ciò che viene fatto appunto a Loreto e ciò che riguarda la storia della Santa Casa, anche appunto in riferimento a questo patronato specifico che la Madonna di Loreto ha sull'aviazione, cioè quindi sugli aviatori e su coloro che viaggiano in aereo. Esatto, sì. Quindi allora, ecco, cosa abbiamo, questo già abbiamo appena cominciato, no, con questo anno, diciamo, particolare. In ragione appunto di questo giubileo e di questo centenario che è stato proclamato appunto ricordando quel decreto che fu emanato dal Papa Benedetto XV il 24 marzo 1920, con il quale riconobbe la verità storica dei voli miracolosi della Santa Casa, e quindi appunto per tale motivo ne dichiarò il patronato sull'aviazione, quanto la Madonna è stata protettrice della casa che in volo fu portata miracolosamente dagli angeli in vari luoghi fino poi a dove oggi si trova, sul colle di Loreto. Ecco, allora riprendendo un po' anche il discorso con quello che abbiamo già avviato la volta scorsa, quando abbiamo parlato di alcune apparizioni o rivelazioni avvenute nella Santa Casa a dei personaggi, sia santi canonizzati come anche persone, diciamo, in qualche modo devote, ma ecco, non canonizzate dalla Chiesa. Ecco, questo per farci convincere in un certo senso sul fatto della verità storica di questi miracoli delle traslazioni, perché non solo noi abbiamo degli elementi, come già tante volte abbiamo illustrato e continueremo a farlo in futuro, non solo abbiamo degli elementi di natura storica, archeologica e persino scientifica che ci avvalla la verità di questi spostamenti della reliquia delle tre pareti che prima stavano a Nazareth davanti a una grotta ed era la camera di Maria e poi fu portata in vari luoghi, come a Tel Satto, ad Ancona, in zona Posatora, nella selva di Loreta, nell'attuale zona dove c'è la stazione, dietro questa stazione di Loreto, c'era la selva di una signora che si chiamava Loreta, e lì appunto rimase per 8 mesi, poi salì sul colle, sul campo dei due fratelli, e infine sulla pubblica strada dove attualmente si trova. Ecco, questi sono miracoli che la storia ci ha raccontato, che è documentata dai testimoni dell'epoca, è documentata dagli studi di archeologia, anche dal punto di vista scientifico, con l'analisi che è stata fatta della malta e delle pietre che costituiscono le tre pareti, che risalgono appunto al tempo di Gesù e sono quelle che stavano a Nazareth. Ma oltre a questo, la volta scorsa appunto avevamo introdotto un aspetto un po' diverso, ma che ci dà una conferma che viene dall'alto, cioè viene dal cielo, cioè da parte del Signore, da parte della Madonna. C'è stata una approvazione, cioè una rivelazione dell'autenticità di questi voli miracolosi? Ecco, noi, come cristiani dobbiamo vivere anche di fede, no? Certo. E la fede si basa non solo sulle verità rivelate da Dio attraverso il Magistero della Chiesa, ma anche su ciò che la Chiesa ha dichiarato come vero, non solo basandosi appunto su documentazioni inequivocabili, ma anche per il fatto che ci sono state delle approvazioni dall'alto, da parte di Dio stesso, da parte della Madonna. Allora, ecco, io ho ricordato la volta scorsa che quest'anno ho realizzato un calendario dove ho illustrato in ogni mese alcune delle apparizioni e rivelazioni avvenute nella Santa Casa, che in quanto rivelazioni venute dal cielo ci comprovano che quella è la Santa Casa, proprio le tre pareti integre che stavano a Nazareth, e ci comprovano che quelle tre pareti sono venute fino a Loreto appunto in modo miracoloso per il ministero angelico. Ecco, allora io qui avrei 12 mesi da illustrare adesso. Ecco, cominciamo intanto dal primo.
Dal primo, ecco, ho fatto un po' appunto questo libretto storico, che è poi anche una forma di calendario, e che per chi lo volesse, lo ripeto, anche dato che l'altra volta mi sono perduto delle richieste, me lo si può richiedere con il sistema del PDF da inviare sulla posta elettronica, se mi viene comunicata appunto dagli utenti il loro indirizzo di posta elettronica. Ecco, allora io ho fatto appunto un excursus storico di questi eventi di natura soprannaturale che riguardano i fatti delle traslazioni miracolose, e parto addirittura dal tempo di Gesù, che forse non è conosciuto, anche perché non è conosciuta la figura della persona mistica che lo ha rivelato, ma che ci illustra come era nel piano di Dio che la casa di Nazareth venisse preservata dalla distruzione con un miracolo del appunto trasporto aereo di questa reliquia delle tre pareti in luoghi diversi e poi appunto in un luogo specifico, quale è divenuto quello che oggi è Loreto. Ecco, noi abbiamo appunto il primo mese di gennaio ci ho messo questa figura di una mistica che non è conosciuta e neanche canonizzata, quindi ovviamente in queste rivelazioni private ci atteniamo sempre a giudizio della Chiesa a riguardo dell'autenticità, ecco, quindi questo sempre dandolo per assodato, che su tutto ciò che riguarda il soprannaturale noi sempre ci atteniamo a giudizio della Chiesa. Sono in armonia con la Chiesa. Sì, appunto, però nonostante questo non ci toglie in qualche modo anche il desiderio e anche in qualche modo il dovere di studiare ciò che ci viene offerto dalla letteratura mistica e ascetica e appunto dalla vita dei santi. Allora c'è questa mistica che si chiamava, adesso appunto è deceduta, però è del secolo scorso, si chiamava Giuliana Buttini, che ha scritto un libro, La mia vita a Nazareth, dove lei descriverebbe ciò che la Madonna gli rivelava a riguardo di come viveva nella Santa Casa a Nazareth nel tempo terreno, della sua vita terrena. Ecco, e qui c'è stata è avvenuta la prima rivelazione che viene riportata in questo libro, in cui viene ricordato l'episodio di quando Gesù fu smarrito a Gerusalemme, in quei famosi 3 giorni, no, dello smarrimento di Gesù nel Tempio. Sì, sì. Ecco, qui quando tornarono poi, una volta ritrovati da parte di Maria e Giuseppe, ritrovato Gesù che stava a disputare nel Tempio con i dottori della legge, poi ritornano a Nazareth, e Gesù un giorno le disse, tornando appunto a Nazareth, che quella casa dove loro abitavano sarebbe volata via un giorno su una collina deserta, senza però il pavimento. Questa è una rivelazione appunto di una mistica che, ripeto, non è canonizzata e non c'è, diciamo, niente da parte della Chiesa di approvazione dell'autenticità di questi scritti, però lo prendiamo, dato che è di una persona, di una vita che insomma non si può necessariamente dubitare, ecco, di quello che lei abbia vissuto come esperienza personale. Sì, sì. E quindi abbiamo questa rivelazione che già Gesù aveva predetto a Maria, la mamma, che quella casa dove abitavano sarebbe un giorno volata via, non quindi trasportata umanamente, ma proprio esatto. Volata via. Esatto. Quindi abbiamo all'origine della storia della Santa Casa una profezia proprio di Gesù stesso, e Maria, che accolse e ascoltò questa profezia di Gesù, adolescente, dice, come dice il Vangelo, che osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Quindi ovviamente quando Gesù rivelò con questa profezia il destino futuro della Santa Casa di Nazareth, la Madonna non poté comprendere il fatto del miracolo, delle traslazioni, però meditava nel suo cuore questa parola di Gesù che gli era stata rivelata. Ecco, questo è molto importante già quindi da tanto tempo. Siamo proprio ai tempi delle origini, diciamo, appunto, quando appunto. La Santa Casa era a Nazareth ed era abitata appunto da Maria, da Gesù e da Giuseppe. Poi facciamo un salto nel tempo storico e per arrivare proprio ai tempi vicini, a quando questo fatto del miracolo, dello sradicamento delle tre pareti da Nazareth e del volo miracoloso che avvenne inizialmente a Tersatto, nell'attuale Croazia,
Ecco, prima di questo evento, quindi dell'inizio del miracolo delle traslazioni, c'è stata una profezia che narra la tradizione francescana, quindi è una tradizione, non abbiamo dei documenti scritti da San Francesco d'Assisi che lui abbia detto questo e abbia profetizzato questo, però abbiamo la tradizione dei francescani che dicono che San Francesco, quando arrivò ad Ancona, da cui poi partì per l'Egitto nell'incontro che fece poi con il sultano, no, per tentare di convertirlo alla fede cristiana, poi tornando in Ancona iniziò a fondare anche dei conventi di suoi discepoli che si aggregavano alla sua vita, alla sua spiritualità, e tra l'altro appunto da Ancona andò a Sirolo, e dove gli fu donata un vecchio convento abbandonato dai benedettini, dove lui appunto installò una piccola comunità di suoi discepoli francescani, come noi oggi li chiamiamo, ma erano discepoli di fratelli, no? Frati si chiamavano, a quell'epoca aveva il significato di fratello, frati certo. Minori, cioè più piccoli tra gli altri. Sì, sì. Ecco, lui disse appunto, quando stava lì a Sirolo, aprendo questa sua casa, agli inizi del 1200, quindi siamo verso il 1219 circa, nell'epoca appunto del suo viaggio da Ancona all'Egitto, e lui appunto, guardando la valle che aveva davanti, Sirolo sta sul mare, no? Sirolo Numana, e poi c'è la vallata, e davanti alla vallata c'è il colle di Loreto, sono vicine le due cittadine. Ecco, lui ad Assirolo, guardando quella vallata che all'epoca era una foresta, era appunto la foresta o la selva della signora Loreta, una signora di Recanati si chiamava con questo nome di Loreta, e lui guardando la vallata fece la profezia che quella valle e quel colle che si vedeva in lontananza, che sarebbe poi divenuta Loreto, avrebbe alla fine di quel secolo ricevuto un grande miracolo, un meraviglioso miracolo. Per cui lui si prostrò in ginocchio davanti a questa valle, che sarà poi identificata appunto come la selva della signora Loreta, che sarebbe la zona che oggi si trova tra Porto Recanati e la stazione di Loreto. Quindi abbiamo San Francesco che anche ha predetto, prima che il miracolo avvenisse, la traslazione della Santa Casa. Certo. Ci sono sempre i critici che dicono però sono leggende, però sono così, vengono dette ma non si sa se è vero, beh insomma sono tradizioni, uno le prenda come creda, però le tradizioni hanno sempre un certo fondamento, e qui la tradizione francescana su questo aspetto è sempre stata molto solida, ecco, quindi non è che si è inventata una leggenda. Ma adesso però, se vogliamo andare sulla realtà storica documentale, andiamo allora a quando questo miracolo è avvenuto, ecco. Cioè, di quando la casa appunto è volata la prima volta da Nazareth a Terzato. Esatto. E lì cos'è avvenuto? Giunta lì il 10 maggio del 1291, e trovata nel bosco di Terzato dai boscaioli di quel paesello che si chiamava appunto Terzato, e non capendo che cosa fosse quella piccola casa che non c'era il giorno prima, perché il 9 maggio del 1291 alla sera non c'era nulla, il 10 maggio mattina hanno trovato la casa in mezzo al bosco, e quindi hanno visto che c'era stato un miracolo di questa misteriosa casa giunta nella notte, ma non capivano che cosa fosse. Allora venne, e questo è documentato perché ci sono le testimonianze scritte in questo caso, di queste rivelazioni. Cioè è avvenuto che il parroco del luogo, che si chiamava Don Alessandro Giorgevici, che era a letto gravemente ammalato, chiedendo e pregando la Madonna di fargli comprendere cos'era questo misterioso miracolo di quella casetta, giunta lì nella sua zona, nella sua parrocchia, appunto avvenne che la Madonna gli apparve, gli fece questa grazia rivelandogli che quella casa giunta lì nel bosco di Terzato era la casa di Nazareth, portata miracolosamente dagli angeli per preservarla dalla distruzione, perché i maomettani che stavano occupando la Palestina avevano già in progetto di appunto di abbatterla per far cancellare il ricordo del luogo dell'incarnazione dove il figlio di Dio si era fatto uomo.
Ecco, questo è importante perché si capisce anche perché è dovuto andare via da lì, no? La casa. Ah, certo, certo. Ecco, sì, questo sicuramente, perché appunto altrimenti sarebbe stata distrutta. E questo è il motivo con cui Dio ha voluto operare questo miracolo, perché voleva che questa reliquia, che era il luogo dell'incarnazione, rimanesse nei secoli a testimonianza del fatto autentico, storico, del figlio di Dio che si era incarnato nel grembo di Maria Vergine. Quindi rimanendo appunto la reliquia del luogo dove questo fatto storico dell'incarnazione era avvenuto, si permetteva e si permette tutt'oggi alle generazioni che si susseguono nei secoli di ricordare che questo fatto è vero, non è una leggenda. Voglio dire, il fondamento del cristianesimo è l'incarnazione del figlio di Dio. Abbiamo degli elementi che questo ce lo comprovano, appunto abbiamo proprio la reliquia della casa dove questo fatto è avvenuto, e abbiamo anche la casa appunto che Dio ha preservato in modo miracoloso, e con questo miracolo ci vuole Dio stesso confermare che è altrettanto vero, come è vero il miracolo, è altrettanto vero anche l'altro miracolo ben più grande del figlio di Dio che si è incarnato nel grembo di Maria Vergine per opera dello Spirito Santo. E qui, tra parentesi, si può anche mettere in evidenza un po' l'incongruenza, l'illogicità di tanti cristiani, anche all'interno della Chiesa, che sono, diciamo, rifiutano questo fatto del miracolo, nonostante tutte le prove che ne abbiamo, ma però credono che il Figlio di Dio sia incarnato in una donna per opera dello Spirito Santo. Beh, qual è più grande di miracolo? Insomma, non c'è paragone, no? Ecco, se uno è cristiano deve credere nell'incarnazione del Figlio di Dio per opera dello Spirito Santo in una vergine, e questo è un miracolo straordinario, al di fuori delle leggi della natura. Ebbene, Dio che può fare questo non poteva fare anche di portare una casetta di tre pareti da un luogo ad un altro perché non venisse distrutta? Ecco, qui insomma si vede l'assurdità, no, del razionalismo odierno, che da una parte non vuole negare il fatto di ciò che fonda il cristianesimo, che è l'incarnazione del Figlio di Dio, ma dall'altra però nega un piccolo miracolo in rapporto al grandissimo miracolo di Dio che si fa uomo in una vergine. Ecco, quindi è questa l'incongruenza. Ecco, qui appunto la Madonna, stavo dicendo, è apparsa a Don Alessandro Giorgevich confermandogli, in questo caso si tratta di un fatto storico, quindi documentato, testimoniato, scritto in modo notarile, perché poi avvenne che il principe del luogo, Niccolò Frangipane, per appurare che quella casetta di cui quel parroco aveva dichiarato, che, di cui aveva avuto appunto una rivelazione della Madonna, che era la casa di Nazareth, volle mandare quattro persone esperte, insomma, di competenti, erudite, a andare a Nazareth per vedere se laggiù non c'era più la casa di Maria, perché se era lì è attrezzato, laggiù non doveva più esserci. E così andarono e trovarono appunto che laggiù a Nazareth c'erano solo le fondamenta, ma non c'era più la casa, cioè quelle tre pareti, e verificarono anche che il perimetro delle tre pareti corrispondeva al perimetro delle fondamenta rimaste a Nazareth, verificarono che le pietre delle pareti che stavano attrezzate erano le stesse identiche pietre che erano nelle fondamenta di Nazareth, e così anche la malta che le teneva unite, e quindi ebbero la prova appunto documentale, in questo caso storica, archeologica, che veramente quella casa che stava attestato era la casa di Nazareth, portata in volo miracolosamente per il ministero angelico da Nazareth attestato. Questa è storia, non è leggenda. Ecco, qui bisognerebbe che qualcuno che ancora sta a insegnare il trasporto umano di pietre con navi o con non si sa che cosa, apra un po' la mente, perché insomma, io ho per esempio un libro del 1578, oltre a un altro del 1646, che riportano i documenti proprio della fine del 1200 e d'inizio 1300, dei testimoni dell'epoca di coloro che ebbero modo di verificare questi fatti, e quindi insomma, questa è storia. Ecco, tutto il resto che si racconta a riguardo di un trasporto umano attraverso navi o cose di questo genere, queste sì che sono leggende, e anche sono mistificazioni gravi in rapporto al dono che Dio ha fatto della sua casetta, che ha voluto preservare in modo miracoloso e che la Chiesa si era sempre dichiarato come tale. Ecco. Quindi questo è stata, diciamo, qui siamo un po' al terzo evento che da parte di Dio, da parte della Madonna, si conferma che veramente la casa di Loreto è la casa di Nazareth, e veramente è stata portata dagli angeli.
Poi proseguendo nel mio calendario, che oggi ovviamente non possiamo diciamo concludere per intero, però ecco, andando un po' avanti nel tempo di questi eventi che riguardano le transazioni della Santa Casa, quando la casa è partita da Tel Sarto ed è venuta nelle Marche, e la tradizione ci dice, e anche questa è documentata, anche se qualcuno anche in questo caso vuole parlare solo di leggenda, che è stata portata miracolosamente su una collina di Ancona, chiamata poi Posatora, da Posat e Tora, cioè qui la Santa Casa si è posata ed è stata pregata. Ecco, anche questo fatto, di cui ci sono testimonianze archeologiche inequivocabili, come tre chiese costruite dai vescovi dell'epoca, due lapidi, una della fine del 1200 e una del 1500, uno scritto di un sacerdote che custodiva a quell'epoca quella zona, che era parte della sua parrocchia, quindi poi le tradizioni anche popolari che di generazione in generazione tutt'oggi ancora vengono tramandate, questo fatto della sosta della Santa Casa sulla collina di Posatora. Ecco, ci abbiamo però anche di questo un'altra tradizione parallela, sempre di Ancona, che riguarda una monaca che si chiamava Palazia, che quando la casa venne da Tel Sarto appunto nelle Marche, quindi giunse poi ad Ancona, dice la tradizione popolare che lei ebbe il dono di vedere questa casetta luminosa che attraversava il mare e che di cui gli venne fatto conoscere che era la casa di Maria, tanto che lei chiamò le altre consorelle di quel monastero dove lei viveva in Ancona e disse loro: vedo una casetta luminosa che attraversa il mare, è la casa di Maria, pregate sorelle. E quindi c'è questa tradizione anche locale che non è molto conosciuta, ma io la riporto perché esiste, ecco. Poi se ci si vuol credere è un conto, se non ci si vuol credere appunto ognuno è libero, però sta di fatto che questa tradizione c'è. Poi anche c'è da considerare che sulla collina tra Ancona e Falconara c'è una chiesa, quella di Barcaglione, dove i vescovi dell'epoca edificarono inizialmente una piccola edicola, poi dopo divenne una chiesa, come oggi la si può vedere, che ricorda il luogo da cui dei testimoni oculari videro la casetta appunto di Maria venire dal mare e posarsi sul colle di Posatora, che venne chiamata così poi dopo il fatto della casa che vi si era posata. Ecco, qui appunto c'è nella collina tra Ancona e Falconara una chiesa di una località chiamata Barcaglione, che appunto fu fatta costruire dai vescovi per ricordare il luogo da cui fu vista arrivare la Santa Casa da testimoni oculari. Beh, non ci si vuol credere, beh, allora anche i vescovi dell'epoca, come questi di Ancona, che hanno edificato tre chiese nella città per ricordare questi fatti miracolosi, anche loro evidentemente erano un po' ingenui o allucinati, al momento che erano contemporanei dei fatti e poterono verificare la verità di questi tradizioni che noi adesso riportiamo, che sono storia e non semplici tradizioni, magari si suppone inventate popolarmente ma senza fondamento, sono tradizioni storiche. Ecco. Poi ecco, come già appunto abbiamo altre volte anche illustrato, nella collina di Posatora è rimasta 9 mesi, dopodiché la casa è ancora volata via, non trasportata umanamente, né smontata o rimontata, nella zona di Recanati, in una selva appunto di una signora che si chiamava Loreta. Ecco, qui appunto era quella selva che San Francesco aveva visto da Sirolo e che aveva profetizzato sarebbe stata la zona, il territorio in cui la casa di Maria sarebbe giunta alla fine del secolo. Infatti qui siamo nel 1295. È alla fine del secolo XIII. Ecco, anche qui cos'è avvenuto? Che gli abitanti del luogo videro questo miracolo di questa casa giunta in mezzo a questa selva senza sapere cosa fosse. A quei tempi non c'erano le comunicazioni per cui si sapeva che prima stava a Tel Sarto, poi si era spostata in questa zona delle Marche. Ognuno erano, diciamo, a quei tempi le città erano molto chiuse, vivevano molto isolate da tutte le altre che anche erano vicine pochi chilometri, quindi le notizie arrivavano magari dopo mesi o anche addirittura qualche anno. E quindi non c'era appunto la possibilità di fare una verifica da dove venisse questa casa. Quello che invece verificarono i recanatesi era che quella casa il giorno prima non c'era e nella notte è comparsa e il mattino la ritrovarono lì nella selva.
quindi non sapendo anche loro a cosa addebitare questo miracolo e che cosa fosse quella casetta giunta nella selva della signora Loreta, avvenne anche in questo caso che Dio venne in aiuto alla Chiesa, ai credenti dell'epoca, facendo conoscere in modo soprannaturale il fatto del miracolo e l'origine di questa casetta appunto che proveniva da Nazareth. Infatti in questa selva c'era un eremita di vita santa chiamato Paolo, Paolo della Selva, che andava poi sempre lì a pregare in questa casetta misteriosa giunta lì in modo miracoloso, e lui ebbe la grazia anche in questo caso simile a quella di Don Alessandro Giorgevici di Tel Satto, di vedersi apparire a lui la Vergine, che gli rivelò a questo Paolo della Selva che appunto quella era la casa di Nazareth portata in volo dagli angeli, tanto che questo eremita ha avuto questa rivelazione personale di questa apparizione ricevuta dalla Madonna, e lui andò a Recanati ad avvisare il popolo e le autorità di Recanati che quella casetta che tutti stavano venerando ma senza capirne l'origine era appunto la casa di Nazareth. E anche in questo caso i recanatesi, per volontà poi e suggerimento del Papa Bonifacio VIII, infatti i papi già erano al corrente di questi fatti miracolosi, ecco, lui, questo Papa, suggerì ai recanatesi, dietro questa rivelazione fatta da questo eremita per verificarne l'autenticità, di andare appunto mandare delle persone a Nazareth a vedere se laggiù non c'era più la casa, come fecero quelli di Tel Satto. E andarono non quattro persone, come fu nel caso appunto di Tel Satto, ma ne mandò addirittura 16. Che andarono a Nazareth e verificarono appunto la stessa identica cosa che verificavano precedentemente i terzattesi, cioè che lì c'erano rimaste solo le fondamenta davanti alla grotta e che le tre pareti che erano nella selva di Loreta corrispondevano nel perimetro alle fondamenta rimaste a Nazareth, così come le pietre e la malta di cui erano costituite le tre pareti, che erano conformi a quelle che erano presenti nelle fondamenta di Nazareth davanti alla grotta. E quindi ritornati al Recanati, fecero una relazione scritta della loro indagine, del loro studio, della loro rilevazione archeologica, perché tale è stata, per cui confermarono ufficialmente che quella rivelazione ricevuta dall'eremita Paolo della Selva corrispondeva a verità, per cui avevano lì nella selva di Loreta la casa di Maria di Nazareth portata in modo miracoloso dagli angeli. Quindi noi abbiamo questa relazione che fu fatta e anche scritta in modo ufficiale, quindi attraverso un notaio. Allora voglio dire, se questo è stato fatto, se questi 16 uomini che andarono a Nazareth ebbero modo di verificare che era autentica quella rivelazione fatta a Paolo della Selva, perché loro andarono a verificare se era vera questa rivelazione, e come facevano a saperlo? Solo andando appunto sul posto a constatare se questo che era stato rivelato corrispondeva a verità. Quindi hanno constatato che corrispondeva a verità. Quindi questa rivelazione fatta a Paolo della Selva da parte della Madonna stessa è un elemento storico che viene però direttamente dal cielo, da una apparizione di Maria che ha confermato il fatto del miracolo della traslazione. Quindi perché oggi ancora la si vuole negare? È storia o no questa di Paolo della Selva? È storia o no che 16 persone andarono a Nazareth a verificare se era vero che la casa che stava lì nella zona di Recanati era la casa di Nazareth? È vero o no che riportarono le notizie da laggiù potute acquisire e lo riferirono ai recanatesi e poi anche al Papa e lo scrissero anche notarilmente e quindi comprovarono che quella rivelazione fatta a Paolo della Selva corrispondeva a verità? E quindi era la Madonna che confermava in quella rivelazione appunto che era vero il fatto del miracolo? Insomma, qui abbiamo un po' di raziocinio, di intelligenza, un po' di senso della logica, non si può ragionare diversamente. Questa è storia, quindi se questo Paolo della Selva ha avuto una rivelazione, come l'aveva avuto Don Alessandro Giorgevici a Tel Satto, e poi le persone che hanno voluto verificare l'autenticità di questa rivelazione hanno potuto appunto acquisire gli elementi archeologici che comprovava l'autenticità di queste apparizioni a questi due
nel caso prima di Don Alessandro un sacerdote, nel caso di Paolo della Severo un eremita, e quindi hanno verificato che era vero ciò che loro hanno dichiarato, e allora se è la Madonna che l'ha detto, perché noi dubitiamo? Ecco, questa è la domanda che giustamente uno si può porre tranquillamente, insomma. Ecco. Noi nel frattempo qui però abbiamo esaurito il nostro tempo, quindi... Allora concludo, diciamo, per completare meglio questa terza traslazione, poi ce ne seguono altre due e altre apparizioni e rivelazioni che faremo la prossima volta. Concludiamo con quella di San Nicola Tolentino, che era a Recanati nel 1294-95, stava nel convento lì appunto di Recanati degli Agostiniani, e lui narra la tradizione agostiniana, come i francescani narrano quelli di San Francesco, narrano che lui ebbe la visione, come quella monaca di Palazzia di Ancona, della casa quando arrivava. E qui c'è anche un particolare che non è molto conosciuto, ma lui aveva chiesto nella preghiera che la Madonna, di poter andare a Nazareth, nella casa dove era venuta l'incarnazione del figlio di Dio e Maria Vergine. Lui desiderava questo, ma non poteva farlo, allora è avvenuto, non sappiamo se questa è un'interpretazione che possa essere legittima o meno, ma è avvenuto che la Madonna ha soddisfatto il suo desiderio portandogli la casa lì dove lui stava, cioè Recanati. Quindi, cioè, lui voleva andare a Nazareth, invece Nazareth è venuta a Recanati. Ecco. Quindi anche di questo fatto di San Nicola Tolentino abbiamo, insomma, la tradizione che non si può negare, c'è persino nella Basilica di Loreto, c'è appunto l'illustrazione nel dipinto di questo fatto di San Nicola Tolentino che vede la casa arrivare in volo, portata dagli angeli, nella zona di Recanati. Ecco, con San Nicola Tolentino poi per adesso oggi interrompiamo e poi continueremo con le altre apparizioni e rivelazioni fatte ad altri santi. Bene, bene, grazie professor Nicolini, ci sentiamo la prossima volta allora. Bene, buon anno di nuovo, dato che siamo ancora agli inizi di questo nuovo anno 2020, che è l'anno del giubileo, quindi si raccomanda a tutti coloro che sono devoti della Santa Casa o anche non sono devoti di andare a Loreto, andare nella Santa Casa, acquisire questa indulgenza, questa grazia straordinaria che in questo anno ci ha offerto. È l'auspicio che faccio per tutti gli ascoltatori. Terminiamo qui la nostra trasmissione, a tutti un appuntamento a domani.